Oggi vogliamo raccontarvi quel che ci è successo durante il nostro sopralluogo a Carraia. Carraia fa parte del comune di Calenzano, in provincia di Firenze, nella regione Toscana. Un borgo bellissimo, immerso nel verde, a pochi passi dalla città. Ma cosa nasconde realmente questo luogo apparentemente così tranquillo? Noi come gruppo ci siamo stati diverse volte. Le segnalazioni arrivateci tramite il blog o la pagina Facebook sono molteplici. Le persone che ci hanno contattato lamentavano diverse anomalie riscontrate in quei luoghi, luoghi che ricordiamo di notte possono facilmente suggestionare. Questa è la prerogativa su cui stiamo lavorando. Durante uno dei nostri sopralluoghi, una persona di una certa età ci ha fermato e, dopo essersi informato sulle nostre intenzioni, ci ha rivelato alcuni fatti sconcertanti accaduti proprio nel cimitero di Carraia. Quali siano i suddetti fatti sarà Andrea a spiegarvelo. Come dicevo poc'anzi, Carraia è un posto molto tranquillo. Lungo la strada del paesetto ci sono alcune costruzioni recenti e dopo poco ci ritroviamo immersi nella natura, tra campagne e boschi. L'unica cosa che potrete fare è quella di farci un giro, magari d'estate, dopo le 19, e chissà se anche voi potreste incontrare qualche creatura misteriosa. Un abbraccio. Noi, dal canto nostro, cercheremo di lavorare nel migliore dei modi, come di consueto, per cercare di capire il motivo di tutte queste strane anomalie. Che sia frutto di un'allucinazione di massa, che ha visto una strana creatura, che è un'ombra gigantesca, o che addirittura ha visto una ragazza in vestaglia attraversare la strada. E voi, che cosa ne pensate di tutto questo? Eppure, tutte le persone che ci hanno fatto le segnalazioni sembrano veramente in buona fede, e probabilmente lo sono davvero. L'unica cosa degna di nota che abbiamo scoperto durante i nostri sopralluoghi è che quasi tutta la zona è piena di campi elettromagnetici. E come ben sappiamo, se una persona è esposta per diverso tempo ai suddetti, possono provocare diversi sintomi, allucinazioni comprese. Che sia questa la vera causa di tutto ciò? Speriamo di scoprirlo al più presto. Ciao a tutti. Buonasera a tutti amici del gruppo ricerca fenomeni paranormali. Io sono Andrea Savini e alla camera c'è Angelo Marotta. Siamo ritornati in un luogo a noi già conosciuto per svariate indagini, Carraia, per una cosa che di paranormale al momento sembra non avere niente a che fare. Durante una delle nostre indagini, il famoso mostro di Carraia, che secondo noi è un Bigfoot, un signore ci ha avvicinato e ci ha detto che all'interno del cimitero sono stati trovati degli strani simboli. Fatti analizzare da una persona esperta, ci ha detto che questi simboli sono riconducibili a messe nere, meglio a riti di iniziazione legati alle messe nere. Non appena noi avremo in mano i permessi per entrare nel cimitero, vi faremo sapere al più presto quali riti e che tipologia di riti si svolgono all'interno del cimitero. Con questo vi saluto. All'indagine. Alla prossima. Arrivederci.